Foggia TV, canale 99 del digitale terrestre e streaming sul sito www.foggiatv.tv. Seguici anche sulla nostra pagina Facebook. Info 0881 75 16 32, WhatsApp 351 15 45 118. Foggia TV, la capitanata, i suoi protagonisti. Vi ringrazio ogni giorno per la scelta del nostro telegiornale. Grazie a tutti voi telespettatori di Foggia TV. Venerdì 10 dicembre dell'anno 2021, i nostri titoli di apertura. Sfruttamento nei campi, 10 aziende agricole nei guai, 5 persone arrestate, 16 coinvolte nelle indagini. C'è anche la moglie del capo del Dipartimento Immigrazione del Viminale, Michele Di Bari, si è già dimesso dal prestigioso incarico. Scoperto un magazzino della droga nel centro di Foggia, 16 kg di sostanze stupefacenti, dosi di hashish e marijuana pronte per lo spaccio, una persona arrestata. Rubano tutto, anche il Babbo Natale, furto davanti ad un bar, il proprietario getta la spugna, non investirò più in questa città. Parla il prefetto Carmine Esposito, c'è ancora l'ombra del passato, ma Foggia rinascerà, qui la gente è buona, energica la sterzata sulla strada della legalità. 32 ricoverati Covid a Riuniti, stabile il numero, 4 pazienti in rianimazione, tutti non vaccinati. Dei fenomeni sul percorso della illegalità nel nostro territorio, quello provinciale della Capitanata, ce ne sono tanti, ma ce n'è uno particolarmente diffuso, lo sfruttamento degli immigrati, di lavoratori nelle campagne. E allora c'è stato un ennesimo blitz che ha interessato e coinvolte 10 aziende, accusate tutte di sfruttamento di lavoratori nei campi. 5 persone sono state arrestate e tra le persone indagate, coinvolte nella inchiesta, c'è anche la moglie del capo del Dipartimento Immigrazione del Viminale, Michele Di Bari. Tutti i dettagli dell'operazione nel servizio di apertura di Roberto Parisi. Sono 16 in tutti i provvedimenti eseguiti dai carabinieri questa mattina, di cui 2 come ordinanza di custodia cautelare in carcere ed altri 3 domiciliari, mentre le restanti 11 persone avranno obbligo di dimora o di presentazione alla polizia giudiziaria. Si tratta di un'operazione di contrasto al fenomeno del caporalato che vede coinvolto tra i provvedimenti notificati nelle scorse ore anche la moglie di Michele Di Bari. Di Bari, originario di Mattinata, è stato nominato di recente capo dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno. È già prefetto di Reggio Calabria, persona apprezzata per il lavoro svolto per i tanti anni presso la prefettura di Foggia. Poco fa Di Bari ha annunciato le sue dimissioni. L'accusa mossa dagli inquirenti verso i 16 indagati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, con riferimento ad attività investigative che riguardano il periodo tra luglio ed ottobre 2020. Risultano al momento sottoposte a controllo giudiziario 10 aziende agricole, alcune di queste riferite ai soggetti destinatari dei provvedimenti restrittivi. Durante i controlli, i carabinieri hanno riscontrato che un cittadino originario del Gambia reclutava la manodopera a Borgo Mezzanone, curava le assunzioni dei braccianti e gestiva le paghe trattenendo la sua quota. Tutto questo, secondo gli inquirenti, con la collaborazione delle aziende. In sostanza, attraverso l'indagine, è stato verificato che per diverse aziende agricole, ben 10 in totale, il gambiano, coadiuvato per gran parte delle sue attività illecite da un 32enne senegalese, anche egli domiciliato nell'ex pista di Borgo Mezzanone, risultava quindi l'anello di congiunzione tra i rappresentanti delle varie aziende agricole operanti nel territorio del settore agricolo e i braccianti. Alla richiesta di forza lavoro avanzata dalle aziende, i 2 extracomunitari si attivavano e reclutavano i braccianti all'interno della baraccopoli, provvedevano al loro trasporto
presso i terreni e li sorvegliavano durante il lavoro, pretendendo, come detto, sia 5 euro per il trasporto, sia 5 euro da ogni bracciante per l'attività di intermediazione. Ancora è stato accertato che il principale dei due reclutatori si occupava anche di dare specifiche direttive ai braccianti sulle modalità di comportamento in caso di accesso ispettivo da parte dei carabinieri. Caporali, titolari o soci dell'azienda avevano messo in piedi un apparato quasi perfetto, spiegavano gli inquirenti, che andava dall'individuazione della forza lavoro necessaria per la lavorazione nei campi al reclutamento della stessa. Intanto Michele Di Bari, il capo del Dipartimento Immigrazione del Viminale, che vede coinvolta nella indagine la moglie, si è già dimesso dal prestigioso incarico. Un altro fenomeno molto diffuso dalle nostre parti è quello dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il problema è la droga. E nel centro di Foggia, in un magazzino, in un'abitazione, è stata scoperta tanta droga. Una persona è stata arrestata. Sentiamo i dettagli di quest'altra operazione da Angelica Dandola. Circa 12 kg di marijuana confezionata in sacchi sottovuoto e suddivisa in panetti, olio di hashish in fase di lavorazione, 6 vasi di terracotta, un'anfora, 4 statuette di interesse storico-archeologico e 5 quadri, come si può evincere dalle immagini delle forze dell'ordine. L'intera merce scoperta è stata posta sotto sequestro penale da parte dei carabinieri della compagnia di Foggia, che hanno incastrato, subito dopo una perquisizione veicolare, 2 uomini di 46 e 48 anni a bordo di un'auto. I 2 sospetti di origine foggiana avevano con sé un mazzo di chiavi utile per l'apertura di un magazzino in pieno centro del capoluogo di provincia, nel quale i militari hanno fatto subito irruzione, rinvenendo un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti che, se immesse sul mercato, avrebbero fruttato 60.000 dosi. Il redimere del mercato illecito in Capitanata va a passo sempre più col forte avanzare di smercio incessante di droga per un riscatto alla legalità. Per il 48enne aperte le porte del carcere di Foggia per contrasto al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e il deferimento in stato di libertà per il reato di detenzione di beni culturali, mentre l'altro mercante di droga è stato deferito in stato di libertà per reato contestato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché è beccato con 34 grammi di sostanza del tipo marijuana presso la propria abitazione e per guida senza patente. Inoltre, il mezzo in uso allo spacciatore e non assicurato è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Ci avviciniamo a Natale e, come ogni anno, in vista del periodo delle feste, nel periodo natalizio, aumentano i furti. E quest'anno c'è addirittura un furto singolare. Hanno rubato addirittura un Babbo Natale. Il furto l'ha subito un giovane titolare di un bar a Foggia che aveva già subito in precedenza altri furti. E questa mattina sulla sua pagina Facebook ha scritto: non ce la faccio più, non investirò più in questa città. Ecco la storia, ce la racconta Fabio Lattuchella. Il duro sfogo di un giovane imprenditore locale, uno che di questi tempi ha avuto il coraggio di aprire il terzo punto vendita della sua attività in città. Non investirò più su Foggia. Queste le poche ma dure parole sulla sua pagina Facebook. Sotto, di contorno, un video che ritrae un giovane ed altri 2 soggetti, probabilmente complici, mentre rubano un pupazzo di Babbo Natale messo davanti alla porta di uno dei punti vendita. Un furto dal valore ridicolo, ma che fa riflettere, soprattutto se pochi mesi fa quella stessa persona aveva subito altri atti simili, addirittura più gravi. In tempi di già forte difficoltà come questi, contraddistinti dalla pandemia, tutto questo fa riflettere. Sotto il video la gente si dissocia dal gesto e rende solidarietà al proprietario del locale, oggi affranto non tanto dal pensiero del Babbo Natale perduto, ma dal fatto che nel 2021 c'è gente ancora che si occupa di rubare un oggetto di così poco valore, incurante anche di una telecamera di videosorveglianza che ha ripreso tutto. L'ombra della mafia sulla città di Foggia per i grandi appalti. Lavoratori sfruttati nei campi, spacciatori di droga,
microcriminalità, ma Foggia è davvero una città invivibile, almeno così raccontano le pagine della cronaca. C'è chi dice no, c'è chi dice che bisogna aver fiducia e c'è chi sostiene che la gente di Foggia sia gente buona. Ne ho parlato questa mattina con il prefetto di Foggia, Carmine Esposito, e ci dice che per il momento c'è ancora l'ombra del passato, ma la sterzata verso il percorso della legalità è stata energica, e ci dice tante buone cose sulla gente buona di Foggia, e comincia dal calcio, comincia da Zdenek Zeman. Sentiamo il prefetto. Io sono stato insieme con Zeman, è una persona veramente straordinaria, straordinaria, un maestro non solo di calcio ma anche, come dire, un uomo dello sport, ecco, io lo vedrei sotto questo aspetto. E quindi... Sì, eccellenza, da pochi mesi a Foggia c'è il calcio, c'è Zeman, anche lo stesso Zeman dice voglio dare una mano per risollevare questa città, tutti dicono... C'è rimasto solo il calcio, o vede qualcosa di interessante? No, assolutamente. Allora, intanto ci sono tutta una serie di iniziative, qualcuna di queste anche sospinta. Io ho scritto una lettera circolare a tutti gli enti che agiscono sul territorio, alle confederazioni dei lavoratori, degli imprenditori, ai sindacati, ai sindaci, per cercare di coinvolgerli naturalmente in tutta una serie di iniziative che possono essere indirizzate a promuovere in questo territorio la legalità. Guardi, non sa questa nota, questa mia lettera, quale tra virgolette successo ha riscontrato, nel senso che c'è stato un atteggiamento comune di tutti questi enti a partecipare attivamente a queste iniziative. E allora io ho iniziato per esempio con il comitato itinerante, io giro le città di questa provincia dove porto le forze di polizia, sono stato in quella scuola di San Severo dove c'è stato quel gravissimo episodio, quel ferimento di quel custode, diciamo. Ho parlato con i ragazzi e ora i ragazzi verranno in prefettura e faranno uno spettacolo musicale in prefettura. Cioè non è così. Certamente è una situazione che come dire, è stata azzerata e ora però bisogna ripartire, bisogna riprendere, bisogna... Una situazione che è stata azzerata si riferisce naturalmente al passato in chiaroscuro. È ancora... Un'ombra, il passato sul presente? Sì, ma piano piano le ombre si diradano e quindi noi facciamo ritornare la luce. I ragazzi, i giovani, gli studenti, mi piace ricordare la venuta del signor Presidente della Repubblica all'Università, del Ministro della Giustizia Cartabia, di un convegno antimafia al quale ha partecipato il Procuratore Nazionale Antimafia. Tutte le autorità si sono strette intorno in una rete perché questo territorio assolutamente non venga abbandonato e anzi deve essere aiutato a proseguire in questo cammino che è un cammino faticoso. Dobbiamo investire molto sulle nuove generazioni che sono il futuro di tutti quanti noi e quindi questo ci aiuterà sicuramente. Sono dei processi che devono prendere un po' di tempo, però riusciremo sicuramente e questa terra che è straordinariamente bella, riuscirà a diventare anche straordinariamente efficace, efficiente, capace di superare qualsiasi altra difficoltà. Qui la gente è buona, il termine buono si riferisce ad un, come dire, ad un cibo, è invece buono nella mia vecchia, come dire, cultura napoletana, significa la gente buona, significa gente semplice, che vive di valori importanti, valori semplici, sono quelli rurali,
quelli del territorio, e questo naturalmente deve essere ulteriormente valorizzato, deve essere ulteriormente valutato positivamente, perché sicuramente ci sono i margini per recuperare anche delle negatività che, ahimè, ci sono, insomma, non vanno negate. Ci fa molto piacere la fiducia manifestata da Carmine Esposito, prefetto di Foggia, sulla strada della rinascita. E sulla strada del futuro per la rinascita ci sono soprattutto i fondi del PNRR. È un'occasione straordinaria e bisogna sfruttarla in pieno. Questa mattina ne ho parlato con il sottosegretario Sibilia, ospite della Direl, i dirigenti degli enti pubblici che hanno tenuto un congresso, il terzo congresso regionale qui a Foggia. Ne ho approfittato per parlarne appunto con il sottosegretario. Ha detto che siamo ad un punto di svolta. Ma lei sa perfettamente che il Mezzogiorno aspetta questo punto di svolta da tanto tempo. Sì, diciamo che il PNRR, forse per la prima volta nella storia del nostro Paese, ci consegna la responsabilità di gestire dei fondi di 240 miliardi di euro, cosa che non era mai successa prima. Quindi questa è la nostra responsabilità oggi, di dover affrontare con gli strumenti che abbiamo, limiti, pregi e difetti, questa potenziale svolta. E devo dire che la sfida del digitale, velocizzata necessariamente dal problema della pandemia, oggi vede l'Italia come un'avanguardia, perché abbiamo per esempio la possibilità di avere la cittadinanza digitale collegata all'anagrafe nazionale del pubblico registro, che consente a cittadini e imprese di poter velocizzare in maniera drammatica quello che è il rapporto con l'amministrazione comunale. Questo significa più semplificazione, meno burocrazia, più velocità negli investimenti e nel rapporto con la pubblica amministrazione. Significa anche prepararsi. La politica, i dirigenti sono pronti per questa grande sfida? I dirigenti sono pronti, quelli che ci sono. Il tema vero è che ce ne servono di più, perché in questi anni in cui si è bloccato il turnover, c'è stata una lentezza nelle assunzioni in questi 10 anni passati, ovviamente oggi siamo a un punto limite, e in tutti i modi possibili, con tutta la velocità che riusciamo e che possiamo mettere in campo, stiamo cercando di velocizzare quello che è la necessità delle risorse umane che progettano, risorse umane che gestiscono, che supportano la politica con il senso dell'imparzialità e chiaramente del buon governo. Aggiornamento sulla diffusione del Covid. Ieri abbiamo registrato un calo di nuovi casi positivi rispetto al giorno precedente. Oggi abbiamo il report venerdì del Policlinico Riuniti relativamente alle persone ricoverate. Ricoverate nel reparto di malattie infettive 21 persone, nel reparto di pneumologia 7, in rianimazione 4. Il totale dei ricoverati è 32. Il numero rispetto alla settimana precedente è stabile. Dei 21, c'è da precisare che dei 21 ricoverati in malattie infettive, 15 5 non sono vaccinati, e dei 4 ricoverati in rianimazione, 2 non vaccinati, 2 vaccinati anche con la doppia dose, ma attenzione, hanno altre patologie le 2 persone dunque vaccinate ricoverate in rianimazione. Procede la campagna di vaccinazione per quanto riguarda la terza dose, il richiamo. E siamo giunti in provincia di Foggia a 98.518 dosi di richiamo somministrate. Questa mattina avete già visto le immagini qui a Foggia, presso la Sala Fedora del Teatro Giordano, c'è stato il terzo congresso regionale della Direl. La Direl è l'associazione dei dirigenti di enti pubblici, e devono eleggere il nuovo segretario regionale, e accreditato è il nostro Miki De Finis. Ne abbiamo parlato con il segretario nazionale della Direl. Sentiamo. Il terzo congresso regionale si fa a casa
del segretario uscente. Sì. Forse perché si va verso la riconferma. Mi ha fatto piacere vedere Michi De Finis organizzare un congresso splendido che ha messo in evidenza tutte le bellezze della città di Foggia. Io mi augurerei che lui accettasse un rinnovo, perché ha dato tanto al sindacato, sta dando tanto, e quindi cambiare il cavallo che vince in genere non si cambia. Però dipende appunto dai delegati, dalle logiche congressuali e da come andrà il congresso. Approfitto. Anche perché io non sono un delegato, io sono un rappresentante. Sono un rappresentante nazionale, perché sono il responsabile del Dipartimento Segretari Comunali. Qual è, se c'è, il maggior nemico di un dirigente in un ente locale? È il maggior nemico di un dirigente dell'ente locale è la politica, è la mala politica. Come dicevo al sottosegretario Sibilia, che è stato sottosegretario nel Conte 1 e credo forse anche nel Conte 2, il nostro referente ministeriale, perché aveva appunto il dipartimento del personale, quindi al personale del ministero ci siamo anche noi segretari comunali. Purtroppo noi viviamo una situazione dove il sindaco sceglie il segretario comunale e in questo caso sceglie anche i dirigenti. I comuni stanno morendo attraverso i dirigenti della politica. Cioè, quando sono entrati negli enti locali i direttori generali, abbiamo visto i trombati delle elezioni che diventavano d'amblè direttori generali. E noi viviamo l'incongruenza del fatto di essere, cioè proprio la controtendenza, il fatto di essere praticamente responsabili dell'anticorruzione e della trasparenza, ma automaticamente noi siamo dipendenti dal sindaco, perché è il sindaco che ha potere di vita e di morte sul segretario comunale. Quindi mi sembra una cosa assurda. Quale potere ho io di contrastare eventualmente quello che la politica vuole fare, che magari non va nel binario della legalità e della legge? Per lunedì prossimo, 13 dicembre, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL avevano annunciato uno sciopero degli operatori di AMIU, anche qui a Foggia. AMIU è l'azienda che si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Bene, lo sciopero è stato revocato, non ci sarà più sciopero, tutto regolare dunque lunedì prossimo, perché è stato raggiunto l'accordo nazionale tra le parti. Oggi è giunta la triste notizia della morte del commissario Antonio Trotta, 34 anni, capo commissario della questura di Catanzaro. Non ce l'ha fatta. Domenica scorsa, mentre era a controllo dei tifosi del Foggia in arrivo a Catanzaro per la partita, si era accasciato improvvisamente al suolo, colto da malore, trasportato poi d'urgenza e operato a Cosenza, ha lottato per 5 giorni, ma oggi il suo cuore ha smesso di battere. La pagina sportiva con l'aggiornamento rossonero con Tiziano e Richiello. In vista della partita in programma domani pomeriggio a 17:30 allo stadio Zaccheria contro il Francavilla. Il Foggia ha rifinito questa mattina la preparazione in vista della sfida alla Virtus Francavilla in programma domani pomeriggio allo Zaccheria con inizio alle ore 17:30. La formazione rossonera ha lavorato bene durante la settimana e il Boemo ha cercato di preparare il match, lavorando molto sull'approccio alla gara, perché contro i biancocelesti di Taurino sarà importante imporre da subito il proprio gioco e cercare di mettere in discesa la gara attraverso il gioco veloce fatto di verticalizzazioni ficcanti, così come nel credo zemaniano. In settimana sono state valutate, in accordo con lo staff sanitario, le condizioni degli infortunati di lungo corso, e anche Andrea Di Grazia, che sembrava avesse qualche chance in più di recupero, non farà parte dei convocati, mentre dovrebbe essere al suo posto Di Pasquale, nonostante il colpo al capo subito domenica scorsa a Catanzaro. Rinviato quindi il recupero dell'ex pescarese, unitamente ad Alastra, Marchic e Merola, ancora alle prese con i loro rispettivi infortuni. Si va verso la conferma della formazione uscita sconfitta dal Ceravolo, con i soli dubbi tra Garattoni e Martino sul versante destro della difesa, e Rocca e Garofalo per un posto a centrocampo al fianco di Peterman e Gallo.
In avanti Zeman insisterà sul tridente Tuzzo Ferrante Curcio in attesa di buone nuove su Di Grazia e Merola, assenti ormai da diverse settimane. In casa Virtus Francavilla c'è ottimismo circa la trasferta di Foggia, la terza sfida allo Zaccheria nella storia dei due club, e il tecnico ha catechizzato a dovere il reparto difensivo, che avrà il compito di rintuzzare gli attacchi rossoneri durante i 90 minuti della contesa. Non ci sono problemi di formazione in casa brindisina, dove pare abbiano recuperato anche un paio di elementi alle prese con noie muscolari. Il Foggia ha la grande occasione per riprendere la marcia in campionato, a condizione che non si ripetano le prestazioni altalenanti di questi mesi. 3 punti determinanti alla luce della prossima trasferta di Avellino di domenica prossima, che chiuderà il girone di andata di questo campionato. Michele Abenante, calabrese, 53 anni, proveniente dalla questura di Avellino, è il nuovo vicario del questore di Foggia, primo dirigente della Polizia di Stato. Abenante è stato a capo della squadra mobile di Lecce, ha condotto un'importante indagine internazionale che ha interessato la Turchia e che ha portato all'arresto di 35 persone per immigrazione clandestina. Nel 2007, per quasi 3 anni, ha diretto il reparto prevenzione crimine Calabria settentrionale di Cosenza e precedentemente ha diretto il commissariato di pubblica sicurezza di Rossano, in provincia di Cosenza. Rivediamo i titoli delle principali notizie trasmesse oggi. Sfruttamento nei campi, 10 aziende agricole nei guai, 5 persone arrestate, 16 coinvolte nelle indagini. C'è anche la moglie del capo del Dipartimento Immigrazione del Viminale, Michele Di Bari. Si è già dimesso dal prestigioso incarico. Scoperto un magazzino della droga nel centro di Foggia, 16 kg di sostanze stupefacenti, dosi di hashish e marijuana pronte per lo spaccio, una persona arrestata. Rubano tutto, anche il Babbo Natale, furto davanti ad un bar, il proprietario getta la spugna, non investirò più in questa città. Parla il prefetto Carmine Esposito, c'è ancora l'ombra del passato, ma Foggia rinascerà, qui la gente è buona, energica la sterzata sulla strada della legalità. 32 ricoverati Covid a riuniti, stabile il numero, 4 pazienti in rianimazione, tutti non vaccinati. Alberto Mangano, Giovanni Vigilante, Mimmo Attini. Il nostro piccolo schermo, quello di Foggia TV, stasera sarà tutto loro, perché c'è l'ennesima puntata della trasmissione che farà il punto della situazione del momento in casa del Foggia. Grazie per averci ascoltato. Per noi di Livella le cose più buone sono quelle più semplici. Per questo dal 1890 tutti i nostri prodotti sono preparati con ingredienti genuini e di alta qualità, sempre con grande rispetto per l'ambiente. Livella, passione mediterranea nel mondo. Auto di Carlo, la città delle automobili. Il sottocosto Winter Party di Euronics. Rasoio Brown serie 5, rasatura rapida e profonda a 69,90 €. Samsung Galaxy S20 FE con batteria intelligente a lunga durata a 349 €. Euronics, un mondo più avanti.